Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Benvenuti anche a voi che mi ascoltate in radio. E canale YouTube Eleonora Fani, per chi invece vuole andare a sentire la radio, discoverit.cloud. Allora, vedo che già siete in un po', ben arrivati. Diciamo che aprirei questa serata con gli auguri a Donald Trump, Mr. President. Ovviamente mi riferivo ad oggi che è il compleanno di Trump, anche se non è più il presidente ufficiale, o almeno così sembrerebbe, perché qui è tutto un po' misterioso, però mi piaceva ricordarlo e dire due o tre cose sulla situazione americana di oggi. Sapete che c'è un grande movimento per il discorso audit in America, no? Per audire e andare a verificare tutti i possibili riconteggi. Intanto buonasera, buonasera a tutti quanti, ben tornati sul mio canale. Allora, gli stati in questo momento sono 13 e probabilmente se ne aggiungeranno altri che stanno facendo i riconteggi per verificare queste benedettissime elezioni americane, anche se stiamo parlando di qualcosa che è avvenuto a novembre, in ogni caso la situazione non è chiara ancora. Gli stati in questo momento che stanno facendo gli audit sono il Wisconsin, la Georgia, la Virginia, la Pennsylvania, il Nevada, lo Utah, il Colorado, il Wisconsin, l'ho già detto, lo stato di Washington, scusate, l'Oklahoma, l'Arkansas, il Michigan, il South California e il Missouri. E poi abbiamo ovviamente tutto quello che sapete dell'Arizona, eccetera. Quindi sono veramente tanti e le cose che stanno continuando a venire fuori, anche se sappiamo che sono state commesse le nefandezze più perverse, sono veramente sempre più grandi e importanti, nei termini in cui si scopre che nei vari stati, molti, sapete che c'era stata la richiesta di certificare i voti, no? Quindi molti stati erano stati proprio dichiarato che ogni box aveva un certo numero di voti di schede elettorali all'interno, delle quali X erano state siglate con la preferenza di Trump e Y Biden. Ora, andando ad aprire anche i voti certificati, cioè quelli che era stato dichiarato che in ogni scatola c'era un tot numero di voti per un candidato e poi per quell'altro, per un totale di numero specifico, ora si viene a scoprire, scusate il caos e i micini piccoli che giocano, ora si scopre praticamente che dentro alle scatole non c'è il numero previsto di voti, quindi di solito pare che siamo su una media del 20% in meno di quelli previsti, quindi se ci si aspetta in una scatola che ci siano 1.000 voti, in realtà ce ne sono 800 intanto. E poi quasi tutti per Trump, cioè comunque non corrisponde neanche la proporzione tra i voti per un candidato e per quell'altro. Quindi stanno tutti saltando sulle sedie, sono tutti molto preoccupati proprio di questo fatto, cioè che venga fuori che hanno dichiarato il falso, che hanno manipolato, che hanno fatto di tutto e di più. E ovviamente questo è particolarmente grave e proprio oggi, mi sembra che sia una notizia uscita oggi questa, c'è stata proprio una proposta al Senato che è stata presentata, no, forse è stata presentata ieri, però comunque proprio in questi giorni, con 4-5 senatori che hanno firmato questa proposta di legge portata al Congresso in cui vogliono che i big tech, quindi le grandi aziende vengano ritenute responsabili per non aver dato le corrette informazioni sul discorso coronavirus. Quindi, siccome ci sono sta adesso comincia a venire sempre più fuori anche con tutto il discorso Fauci, il coinvolgimento e la colpa della Cina e quanto in realtà questo tipo di virus fosse ingegnerizzato e già pensato in precedenza, analizzato
e Fauci lo conosceva benissimo. Ora però sapete quanto proprio il presidente Trump tantissime volte abbia evidenziato, addirittura lo chiamava il virus cinese, no? Sembrava che lo volesse quasi prendere un po' in giro, tutti erano particolarmente infastiditi da questa sua continua ironia sulla Cina, ora viene fuori che invece aveva super ragione, anche perché la Cina ha adottato volutamente delle strategie che hanno permesso di esportare questo, chiamiamolo, virus ingegnerizzato, perché proprio in una zona specifica dove Wuhan è la capitale di quell'area è stata completamente sigillata. I cittadini e le persone che risiedevano in quell'area non hanno potuto muoversi all'interno della Cina, ma potevano viaggiare all'estero ovunque. Quindi ovviamente hanno sigillato la situazione e hanno spedito questi da un'altra parte. Ora, quello che però viene proposto in questa legge è proprio l'evidenziare come in realtà ci sia un'azione colpevole nella diffusione delle informazioni, ma va proprio dei big tech, che sono un po' quelli più intoccabili, per aver fatto quello che gli americani chiamano il cherry picking, no? Raccogliere le ciliegie, cioè vado a prendere le notizie che mi fanno comodo, solo quelle che mi fanno piacere, solo quelle che non parlano di ipotetica coinvolgimento della Cina, per esempio, per quanto riguarda il coronavirus. E di conseguenza adesso questi senatori dicono: questo in realtà ormai è evidente come il virus sia ingegnerizzato, ci sia un grandissimo coinvolgimento di Anthony Fauci, eccetera, eccetera, che quindi a questo punto addirittura sappiamo che gli abitanti di questa contea, che mi pare che fosse Hubei, dove appunto Wuhan è il capoluogo, sono stati volutamente spinti a viaggiare o comunque bloccati nella Cina e invece lasciato libero il passaggio per tutto il resto del mondo. Quindi innanzitutto la Cina va accusata di epidemia e poi pandemia colposa, perché questo è. Poi dobbiamo richiedere che Anthony Fauci dica la verità ai cittadini che pagano le tasse, gli hanno pagato lo stipendio fino a ieri praticamente, perché i danni riportati all'economia, ai giovani, ai ragazzi, si fa riferimento anche al fatto che sono praticamente 17 mesi circa che i ragazzi, i bambini hanno una socializzazione molto più limitata o gli è stata impedita. Ci sono stati anche tutta una serie di morti dovuti, tra le altre cose, anche al non permettere di fare cure preventive. E sempre questa proposta di legge evidenzia come, torniamo di nuovo a Trump, avesse pubblicizzato, proposto tutta una serie di cure alternative, preventive, che potevano in pochissimi giorni, se non addirittura in alcuni casi ore, risolvere il problema, come siano stati invece bloccati a livello internazionale, ma qui si parla in realtà a livello americano, e boicottati proprio per fare in modo che il virus si sviluppasse. Quindi questa proposta è, secondo me, potrebbe essere una sorta di regalo di compleanno fatto sia sicuramente al popolo degli americani, ma anche a Trump, che in effetti nel suo ultimo statement, sapete che ogni tanto lui comunque fa di queste dichiarazioni, e proprio l'ultimo statement di Trump parla di tutto, fa una sorta di elenco, piuttosto lungo tra l'altro, di appunti, diciamo così, di tutto quello che lui ha sempre detto e che a oggi si potrebbe definire avverato, o comunque ormai si sa che aveva ragione, quindi non era una sorta di sua illazione, a partire ovviamente dal famoso, tra virgolette, mica più tanto virus cinese, ma anche a tutta una serie di altre affermazioni che lui aveva fatto, tipo l'importanza appunto dell'idrossiclorochina,
che poteva aiutare, invece è sempre stata, come dire, boicottata questo approccio. Per esempio, lui evidenzia come ha sempre sostenuto che il laptop ritrovato, il computer ritrovato ad Hunter Biden, il figlio di Biden, fosse assolutamente reale e che quindi i contenuti che lo incriminavano per tutta una serie di situazioni, a Burisma, quindi all'estero, a paesi stranieri, alla Cina, all'utilizzo di sostanze, a pratiche sessuali limite, eccetera, eccetera, non fosse in realtà tutta una manipolazione, una macchinazione fatta dalla Russia, perché sempre i russi in mezzo, per cui bisogna sempre tirarli in mezzo, già vi ricordate il Russia Gate, ogni volta sempre colpa dei russi, e anche questa volta così. E lui dice anche in questo caso adesso si evidenzia che effettivamente ho avuto ragione, cioè questo laptop era veramente di Biden e non c'era nessuna mano russa dietro a confondere le acque. Poi parla dell'evento Lafayette Square, che non è stata sgombrata dagli Antifa solamente per fare una fotografia, ma c'era tutta una situazione, una macchinazione. Parla di come il suo programma di sicurezza dei confini del sud sia stato super funzionante, così come lui aveva sempre dichiarato, e che adesso la cosa è molto evidente perché appena è cambiato registro abbiamo visto che cosa non è arrivato dal confine sud e quanti problemi tutto questo ha creato. Dopodiché ha ancora parlato della scuola, che ha sempre ritenuto che la scuola dovessero essere aperte e non chiuse, che i lockdown non funzionavano, che in realtà distruggevano l'economia ma non salvavano dalla pandemia, e infatti abbiamo visto che i paesi poi più chiusi non avevano meno contagi, e quindi anche qui, insomma, tutta una serie, tutto un elenco molto lungo in cui praticamente evidenziava, ha detto una cosa del tipo ve l'avevo detto, ecco, e quindi mi piaceva riportarvi tutta questa serie di sue affermazioni nello statement, proprio perché secondo il mio parere il giorno del suo compleanno, insomma, un regalino anche da parte nostra, ricordare un po' tutta una serie di cose che si stanno sempre più mettendo in atto e verificando. Tutto qua. Poi, sempre in questo periodo abbiamo avuto un evento molto grande in Brasile, che poi probabilmente vi trovo anche qualche articolo e ve lo condivido, vi faccio vedere, in cui con i motociclisti, c'era anche Bolsonaro in moto, ha fatto questo evento, questa manifestazione. Pare che Bolsonaro sia stato addirittura multato per più o meno 90 euro perché non aveva la mascherina sul casco, a parte che aveva un casco, che forse dovevano mettarlo per il casco più che con la mascherina, ma in ogni caso. Ecco, vi riporto questo evento perché Lindell, il re dei, quello che noi chiamiamo il re dei cuscini, ha fatto un evento in cui più o meno in concomitanza ha promosso un mega rally che si chiamava Silk and Diamond, seta e diamanti, in contemporanea, in cui era nel Wisconsin, nel New Richmond, e c'erano anche qui questa folla enorme di motociclisti per le strade a manifestare. Un regalino di compleanno a Trump l'ha fatto anche Putin, perché ha fatto un'affermazione di recentissimo in cui ha tessuto le lodi del vecchio presidente americano, quindi Trump, dicendo che è un uomo di grande talento, che ha moltissime sfaccettature, moltissime sfumature nella sua personalità, che può piacere o non piacere, ma comunque una cosa è certa, non viene dall'establishment, quindi non fa parte del deep state, ed è un bel riconoscimento anche alla faccia di tutti quelli che comunque mettono in dubbio, qualcuno ancora c'è, il fatto che ci fosse una linea comune in ogni caso tra Trump e Putin, nonostante fossero due grandi presidenti di due nazioni in teoria avversarie. Mentre invece, sempre riguardo ai presidenti, se vogliamo dire due parole del nostro sanitario da bagno, ecco, il sanitario da bagno
ha fatto l'ennesima figuraccia, ormai siamo abituati. Praticamente durante un discorso in cui parlava della possibile collaborazione tra l'America e la Russia, e torniamo a Putin, quindi alla Russia, parla di creare dei corridoi umanitari per salvare le persone e voleva in realtà parlare della Siria come luogo in cui si potessero incrociare gli interessi di Russia e America, però anziché chiamarla Siria l'ha chiamata Libia, che non c'entrava assolutamente nulla, e ha anche insistito su questa Libia. Poi a un certo punto, se ascoltate il discorso, deve esservi venuto il dubbio, per cui ha detto Siria e Libia e li ha messi insieme. Ovviamente la cosa ha fatto trasecolare molti, sappiamo che gli errori in geografia sono piuttosto comuni, però insomma uno si domanda anche, ma non ha un discorso preparato? Perché di solito, insomma, stiamo parlando del presidente americano, per cui come mai nessuno ha cercato di evitargli questa gran brutta figura? Vabbè, in ogni caso io posso dire che la situazione si sta evolvendo in America piuttosto velocemente, e questo dovrebbe far ben sperare un po' a tutto il mondo. Il fatto che il Deep State cominci a avere un po' paura lo vediamo da tante cose, tra cui, non ricordo il nome della giornalista, ma lo trovate, ha fatto una trasmissione televisiva americana in cui praticamente implorava il Dipartimento di Giustizia di agire contro questa insensata richiesta degli audit elettorali, che non ci sono abbastanza poliziotti da chiamare in soccorso per fermare tutti questi maledetti audit. Quindi, insomma, bisogna fermarli, certo, perché se vanno avanti si scopre che praticamente non solo Donald Trump ha vinto e hanno manipolato le elezioni, ma aveva stravinto e hanno fatto un lavoro di manipolazione elettorale. Vabbè, quasi da Guinness dei primati, sicuramente quasi da Nobel, perché hanno fatto un lavoro incredibile, ma ovviamente ci va di mezzo un sacco di gente. La regina Elisabetta è presente al G7, sapete che siamo in G7 pieno, ci sono le foto in cui si è vista anche brindare con William Kate, eccetera, e pare che abbia fatto questa affermazione molto sibillina a un giornale, e proprio adesso che dobbiamo far finta di divertirci. E questo, secondo qualcuno, forse i più complottisti di noi, sta significando che un po' di paura c'è anche ad alti livelli. E sicuramente la regina Elisabetta, che non si è più vista fino a veramente pochissimo tempo fa, fa parte dei vertici, diciamo così. Ok, allora adesso vi condivido un po' di informazioni e partirei un po' di notizie, così anche potete leggerle insieme a me. Vorrei iniziare da una serie di cose che riguardano l'Italia per poi tornare in area estera, straniera e anche americana. Allora, purtroppo gira che ti gira, sempre in Italia si parla di vaccini, di politica, non è che si può fare tanto diverso, questo è. E quindi vi condivido lo schermo e siamo qua. Draghi manda il commissario Garofoli nei ministeri. Che cos'è questa faccenda? Adesso cerco di ingrandire un pelino, magari così vedete un po' meglio. Ok, l'obiettivo è far smaltire i 637 decreti attuativi pendenti. Ok, questo è un articolo dell'11 giugno. Sono praticamente partita da venerdì in avanti, da sabato in avanti, venerdì sabato, visto che avevamo fatto l'ultima live di attualità in quei giorni. Praticamente richiede Draghi una grossa spinta alla macchina burocratica, perché si sa che ci sono un sacco di decreti attuativi sospesi. Vi leggo qualche riga. Il giro dei ministeri è iniziato mercoledì
e il primo a ricevere la visita del sottosegretario Roberto Garofoli è stato proprio il Ministero dell'Economia, Daniele Franco. I due vanno più che d'accordo, ma il Tesoro, a causa della natura e della complessità delle sue competenze, è il ministero che è più indietro nello smaltimento dei decreti attuativi, cioè ne ha smaltiti 89 su 637 in totale. Ora, che cosa sono questa storia dei decreti attuativi? Leggiamo oltre perché ce lo spiega piuttosto bene. Non è una questione di mera contabilità burocratica, perché i decreti attuativi sono, che cosa sono? Sono il secondo tempo delle leggi, quello che si gioca nei dicasteri e che completa gli effetti delle norme. Quindi, più questi decreti vengono adottati con ritardo e più le leggi restano monche. Quindi è molto importante per la legge che il decreto attuativo venga poi messo in opera, perché sennò è come se la legge restasse zoppicante. Se poi fanno riferimento a provvedimenti che contengono soldi, ok? Quindi passa una legge per cui bisogna prendere dei soldi, come avviene da un anno e mezzo per via degli aiuti anti-Covid, il danno diventa anche economico, perché i soldi non partono. Ok, si fa una bella legge, ci sono i soldi dovrebbero essere dati a questo, quello, quell'altro, destinati per varie ragioni, non succede perché il decreto attuativo resta sospeso. E proprio nel Ministero dell'Economia vedete che su 637 solo 89 hanno preso strada, quindi capite che in effetti il problema c'è. Un esempio: 5,2 miliardi del decreto di agosto, varato dal governo Conte la scorsa estate, sono ancora fermi sulla carta. Così è facile, io faccio un decreto, do un sacco di soldi a tutti, poi si ferma lì e i soldi non arrivano. Infatti non è che qua in Italia siano arrivati tanti soldini, giusto? L'esempio spiega bene il senso della missione che Mario Draghi ha affidato a Garofoli, il suo braccio operativo, e il fatto che gli incontri con gli altri ministeri si terranno a stretto giro. Aggiunge un elemento ancora in più, che la mole dei decreti attuativi va aggredita in tempi rapidi, cioè si cerca di sbrogliare la cosa. Ora non vi sto a leggere tutto l'articolo, che comunque è fatto piuttosto bene, e qua però vi faccio vedere, c'è praticamente, ecco qua, l'eredità lasciata da Conte, cioè con la fine del governo Conte i blu sono quelli che sono stati pubblicati, invece quelli mancanti sono i gialli. Vedete che insomma il totale è parecchio, e qui vedete che economia e finanza, vedete, è 90, quindi la maggior parte della percentuale fa parte di economia e finanza, poi sono le infrastrutture, mobili sostenibili, transizione ecologica, politiche agricole, alimentari e forestali, salute, sviluppo economico interno, università e ricerca. Gli altri, vedete che giustizia, sport, istruzione, difesa sono meno quelli bloccati, ma veramente sul discorso economia e finanza sono veramente tanti. Chissà come mai tutti quelli che bisognava dare soldi li hanno tutti bloccati, perché che caso, che cosa strana. Insomma, qua comunque viene spiegata tutta la manovra, sembra che questo discorso possa far muovere la macchina burocratica e quindi rendere operative delle leggi che sono state già firmate e approvate. Questo implica meno stasi. Non voglio assolutamente entrare nella ennesima polemica su Draghi, non mi frega niente di parlarne né bene né male, io parlo di fatti, di quello che in questo momento sta avvenendo, poi ognuno ovviamente può trarre le proprie conclusioni. Andiamo avanti. Allora, questo è un esempio di quello che potete trovare nei vari sistemi telematici acquisiti dalle varie regioni. Questo è un esempio della regione Toscana. Ne approfitto e ringrazio il canale Soquadro di Valeria, link in descrizione, dove una delle persone iscritte ha dato questa informazione. Poi io sono andata a vedere, lei aveva dato già il link della Toscana, ma lo potete trovare poi per anche altri. Altre regioni. Allora, qual è il discorso qui? Che è piuttosto rilevante, quindi
va spiegato, secondo me. Se voi andate a vedere in questi siti, che sono tra l'altro dei siti in cui vi dovete iscrivere alla newsletter, però poi potete ottenere le informazioni, nelle ultime 2 settimane scoprirete che sono arrivati una valanga di richieste di lavori pubblici che riguardano la messa in sicurezza delle scuole, gli ospedali, le caserme, i ponti, le autostrade, chi più ne ha ne può mettere, che stanno rimettendo in movimento completamente tutto il gigante addormentato, si potrebbe chiamare, del nostro paese, e piano piano addirittura in questo momento la problematica è la richiesta di materie prime, sia che riguardanti le fabbriche piuttosto che le acciaierie, che non riescono a soddisfare la richiesta, tanti lavori che stanno partendo e quindi si stanno mettendo in moto sempre di più carpenterie, metalliche, tutto il mondo dell'edilizia, insomma sta tutto ripartendo alla grande. Molte persone del settore hanno commentato dando la propria esperienza personale sempre sul suo quadro, dicendo che in effetti ci sono lavori che sono in progetto di inizio e sono proprio messi in atto, di asfalto di strade, sezione del Brennero, autostrada 1, c'è in effetti questa difficoltà di reperire per esempio l'acciaio inox, componenti elettrici. Comunque tutto questo, ci sono degli importanti costi d'acquisto per alcuni materiali, ma la macchina si sta rimettendo in moto. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che l'aspetto economico del paese viene fortemente implementato e vengono spinti a lavorare anche la piccola, la media impresa, tutti quanti, che è invece contrario a quello che cerca di fare il World Economic Forum. Insomma, diciamo così, il nuovo ordine mondiale tende a schiacciare completamente la libera iniziativa, la piccola e media impresa, e appiattire più possibile la popolazione in modo da potergli fornire un reddito di cittadinanza minimo, che sarà poi reddito universale, che nessuno si deve lamentare di questo perché non c'è nessun'altra opportunità ovviamente, né di crescita, né di sviluppo, né di nulla, e quindi mettere sotto scacco e schiavizzare il paese. Diciamo che questo tipo di situazione che ha portato a, in questo momento, a dare una spinta enorme all'economia del nostro paese, la cosa curiosa è che se voi andate in siti come questo, nelle varie regioni, trovate tutta questa innumerevole, scusate non si fa così, di elenco di cose in atto, ma al contrario nessuno lo pubblicizza in Italia, nessuno lo dice, evidentemente perché non è una manovra in linea con il Deep State. Draghi non vi piace? Va bene, in ogni caso questo è quello che sta accadendo nel momento in cui lui ha imposto e messo in gioco questi soldi, perché poi in realtà stiamo parlando anche di questo. Ok, andiamo avanti. L'Italia si allontana dal regime comunista cinese. Guardate, lo scrive The Epoch Times, lo sta scrivendo un giornale estero, manco italiano, è una notizia del 14 giugno, si parla di come addirittura la Cina, incazzata come una bestia, abbia detto che l'Italia ha dichiarato di aver esportato il Covid. Il Draghi l'avrebbe detto, ovviamente ha negato assolutamente questa affermazione. Insomma, pare che comunque dopo il tentativo di acquisizione da parte di Pechino di LPE, che è un produttore di semiconduttori con sede a Milano, la Cina sia furente. Qua c'è tutta una serie di informazioni che dicono perché si può dire, eccolo qua, 5 motivi per cui l'Italia si è raffreddata nei rapporti con la Cina. Ma che strano, sappiamo che però ai nostri movimenti 5 Stelle e vari la Cina è sempre stata molto simpatica. O no? Draghi, addio alla via della seta, cambia la politica estera, altra cosa di cui si era più o meno parlato anche con Sandro, questo è un altro articolo, G7 e Cina, Rai News, in cui si vede come il rapporto con la Cina di Draghi sia piuttosto freddo e non troppo collaborativo. Mentre Draghi incontra Biden, il Movimento 5 Stelle si allinea a Xi, quindi alla Cina.
Certo, non avevamo dubbi che si sarebbero allineati. C'era questa riunione che doveva essere fatta proprio in concomitanza. Stiamo parlando dell'11 giugno, quindi mentre c'era il G7 in Cornovaglia, Grillo e Conte si dovevano incontrare con, tra virgolette, la Cina. In realtà stiamo parlando, mi sembra, lo vedete anche qua, aspettate che c'è un altro articolo. Ce l'avevo, l'ho perso. Vabbè, comunque si dovevano incontrare all'ambasciata cinese di Roma proprio per quanto riguarda degli accordi, eccetera, ma pare che Conte abbia detto che aveva altri impegni personali e che quindi non ci è andato. Vabbè. Andiamo oltre, vertice G7, cadavere trovato vicino alla scogliera, proprio vicino alla riunione dei leader mondiali. Op, ho fatto una cosa che non dovevo fare, come faccio a tornare indietro? Non lo so. Vabbè, insomma, è stato trovato questo cadavere, scusate ma mi è partito l'articolo e non mi fa più tornare indietro, mi fa solo... non si faccia così, no, non me lo fa più fare. Vabbè, cose che capitano. Era questo l'altro che cercavo di prima. Comunque è stato trovato questo cadavere, non si sa se sia connesso, dicono probabilmente no, con il G7 in una zona che si chiama la Bocca dell'Inferno, bel nome veramente. In ogni caso, curiosamente, a 8 miglia proprio dal punto dell'incontro del G7 è comparso proprio quel giorno, proprio lì, un cadavere, ma non si sa niente al riguardo, se non che non si sa, ma si sa che non è connesso. Vabbè. Ok, questo era quello che dicevo prima, Grillo e Conte attesi all'ambasciata cinese a Roma per un colloquio, l'ex premier non va per impegni concomitanti, ecco, mi stavo proprio dicendo questo. Praticamente sostiene che aveva degli altri impegni, ma in ogni caso non c'è nessun problema perché... Conte sostiene che si è già pronunciato riguardo a questo suo neomovimento, che avrà un respiro marcatamente internazionale, quindi lui non ha problemi con l'estero, anzi, faremo in modo, dice Conte, che l'esperienza che ho mutuato a livello internazionale sia un valore aggiunto. E d'altronde le sfide più complesse che la politica deve affrontare hanno una dimensione globale. Ecco. E programmare un'azione meramente domestica significa pregiudicarsi la possibilità di un'azione politica veramente efficace. Le polemiche sollevate in queste ore sono del tutto pretestuose. Vabbè. Comunque, il fatto sta che per impegni concomitanti, come vedete qua, non si è presentato. Va bene. Oh, stasera il computer mi fa qualche difficoltà. Ora... qui c'è la Repubblica che evidenzia questo fatto. L'articolo è di, vediamo se trovo la data, del 25 gennaio, quindi non è recentissimo, ma stiamo già parlando delle morti provocate da medici che pur di liberare corsie uccidevano gli anziani, ok? Morte di due pazienti con il Covid, arresto del primario di Montichiari, infermiera in chat è pazzo, vuole liberare dei letti, cioè. Questo ve lo riporto perché ultimamente è risaltato fuori questo discorso proprio in merito a tutto quello che sta venendo fuori sul discorso vaccini e non. Ci sono tantissime prove che ci mostrano come le cure e le azioni messe in atto per il discorso Covid fossero mirate non alla guarigione nel più breve tempo possibile del discorso Covid. Ok, ora qua si parla di calcio, dove io non ne capisco assolutamente niente, abbiate pazienza, so comunque intern. Riguardo all'Inter abbiamo Marotta, Eriksen ci ha scritto in chat, Covid e vaccino, la verità. Allora, Eriksen giocava questa partita di calcio, non mi chiedete quale, si è sentito male, è stato male e si è subito pensato che si trattasse di una reazione avversa al vaccino. I medici della squadra, la gente più vicina, ha subito detto che in effetti si era vaccinato il 31 di maggio, ora invece dicono che non si è mai vaccinato, ma guarda un po' che assolutamente non c'entra niente, no, lui il vaccino non l'ha fatto,
il che è abbastanza improbabile, e in ogni caso, come mai prima di questa ammissione tutti dicevano che invece era stato vaccinato e addirittura concordavano sulla data 31 maggio? Vabbè. Allora, 13 giugno, questo invece è proprio di ieri, attenzione al sole dopo il Covid e vaccino. Con un occhio di riguardo ci si potrà abbronzare, l'importante è usare alte protezioni, perché praticamente la campagna di prevenzione dei tumori lancia l'allarme. Praticamente se fate il vaccino e vi mettete al sole, o vi fate venire subito un tumore, o la pelle reagisce stranamente e diventate a pois, tipo la zebra a pois, che non è divertente. Ormai i casi di vaccini che hanno generato situazioni avverse, a parte la famosissima Camilla, ma purtroppo non è l'unica, questa ragazza giovanissima italiana, Camilla Canepa, che poi adesso stanno dicendo che aveva una malattia autoimmune, eccetera, eccetera, e che è morta dopo il vaccino per trombosi cerebrale. Sapete che c'era stato questo Open Day in Liguria, ragazzi della Liguria, era corsa a farsi vaccinare il giorno dell'Open Day, e questo è quello che è successo. Tra l'altro i genitori hanno pure donato gli organi della ragazza. E vabbè, le dichiarazioni ora stanno ovviamente cercando di gestirsi nel mare di questi eventi catastrofici rispetto alle multinazionali, per cui per esempio proprio AstraZeneca adesso, anzi l'EMA adesso ha proprio avvertito di non fare AstraZeneca alle persone sotto ai 30 anni, insomma. Ma ci sono da fare altri vaccini, ovviamente, ma AstraZeneca è meglio adoperarlo per gli over 60, perché si sa che gli over 60 possiamo tutti eliminarli, che tanto non serve. Questo diciamo che è una sorta di piroetta di speranza che sta cercando di dire qualcosa per tenere insieme i pezzi, perché diventa sempre più complicato proporre questi vaccini, ovviamente. Comunque sotto i 60 anni Pfizer e Moderna, e andate tutti quanti a farveli, così è quello che ovviamente viene proposto. Torno a questo Rafael Taibo, che è uno speaker, un attore, un narratore spagnolo. Qua avete tutto il video, lo trovate su Facebook, di lui che prima gioca, fa lo spiritoso, dice che bisognerebbe che si vaccinassero tutti. Adesso io non vi faccio l'audio, però qua si vede che lui si fa la prima dose, poi dite ma che problemi avete, ah che bello, adesso sono libero, mi sono fatto il primo, presto farò anche l'altro, vuoi viaggiare, se sei in contatto con altre persone vaccinati, ecco vedete le scritte, no? Se no non ti preoccupare perché non c'è problema. E poi a un certo punto, come stai? Ecco qui, non è la mia intenzione fare polemiche, praticamente lui sta dicendo che dopo che si è fatto il vaccino sta male come un cane, la sua vita è cambiata completamente, ha avuto questa esperienza devastante e adesso la sua vita non tornerà mai più normale, probabilmente ha detto che andava tutto bene fino al venerdì alle ore 21 quando ho deciso di vaccinarmi, eccetera eccetera, la mia vita è cambiata di 180 gradi, e qua c'è tutta la sua dichiarazione che sta sempre peggio, qua lo potete vedere, e quindi insomma anche qui questo è un personaggio piuttosto conosciuto, famoso. Questo qui, anche qui abbiamo un articolo, morto il figlio di Pablo Avelluto, ex ministro della cultura, era un fotografo e un cameraman di 28 anni, abitava a Buenos Aires, e praticamente anche lui dopo il vaccino muore. Nel frattempo muoiono anche altre persone. Adesso qui vi faccio un escursolino, perché Ardea vicino Roma, il killer uscito 10 giorni fa dal centro di salute mentale aveva già sparato e si pensava usasse una scacciacani. Praticamente questo personaggio che si chiama Andrea Pignani, psicolabile sicuramente, di 34 anni, autore di una strage, la strage di Ardea, che si era poi, aveva poi tentato il suicidio nella propria abitazione, è uscito 10 giorni fa da un centro di salute mentale. In passato era stato sottoposto a TSO, trattamento sanitario obbligatorio, a causa delle sue patologie. Ha usato una pistola e ha compiuto una strage, era una beretta calibro 7.65, che poi ha rivolto su se stesso,
e praticamente mi si è ucciso, e ha praticamente ucciso il padre e ha ucciso i due bambini che li trovate qui, i fratellini Daniel e David, fusinato 5-10 anni, e Salvatore Ranieri, 74 anni, domenica ieri, 13 giugno 2021. Quindi, insomma, anche qua, diciamo che forse sarebbe da fare un pochino più di attenzione alle persone che escono dai reparti di salute mentale. Ok, arriviamo agli hackeraggi. Hackeraggi da tutte le parti. Hacker mette in vendita in un forum i data di oltre 7,4 milioni di vaccinati italiani. Cioè, un hacker riesce a recuperare i dati di 7 milioni e passa, 7 milioni e 4 quasi, di vaccinati italiani, che per la maggior parte, tra l'altro, sono dell'ordine degli psicologi del Centro Sud, iscritti alla ASL, in cui viene recuperato tutti i dati personali. Eccolo qua, vedete qua, professionisti iscritti all'Ordine Nazionale degli Psicologi, provenienti da tutta Italia, ma soprattutto molte di queste persone, i cui dati sono stati rubati, sono della Campania. In genere sarebbero stati violati i dati di persone quasi esclusivamente appartenenti ad ASL del Centro Sud. L'elenco completo dei loro dati è accessibile solo a pagamento, perché li vendono, ovviamente. Comunque c'è di tutto e di più qua, eh? Indirizzi email usati univoci sono più di 6 milioni e mezzo, e ci sono 5,3 milioni di password, e, insomma, dati anagrafici di salute, di tutto e di più, e soprattutto relativi al Covid. Quindi, come vedete, fatevi vaccinare, così poi regaliamo anche i dati in giro, e così li vendono, si fanno ancora due soldini. Ancora altri hacker, 14 giugno, sempre oggi, hanno rubato quasi 26 milioni di credenziali di accesso utente per siti come Amazon, Google e Facebook. Cioè, anche qui siamo alla follia. Praticamente un hacker in Cina, il 4 agosto 2020, è la foto di qua, questo non c'entra. Allora, secondo il fornitore della sicurezza informatica NordLocker, gli hacker hanno utilizzato un malware di tipo Trojan, personalizzato, e hanno rubato quasi 26 milioni di credenziali di accesso, email, nome utente e password associate, da quasi un milione di siti web in un periodo di 2 anni. Ce l'hanno fatto tutto nell'arco di 2 anni. Il malware si è infiltrato in oltre 3 milioni di computer basati su Windows tra il 2018 e il 2020. Windows e Bill Gates li defenestriamo. Con gli intrusi informatici che sono fuggiti con circa 1,2 terabyte di informazioni personali, secondo un caso di studio condotto da NordLocker in collaborazione con la società di terze specializzate in violazione dei dati di analisi. Va bene, 26 milioni di credenziali di accesso rubate riguardanti 12 diversi tipi di siti, inclusi social media, giochi online e servizi di posta elettronica. Includevano nomi familiari come Google, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, PayPal. Cioè, guarda che strano. Ok, e ora arriviamo alla novità dell'Italia, che cerca di fare questa agenzia di cybersicurezza con 300 esperti e 500 milioni di euro a disposizione. Ecco, vedendo la situazione che sta capitando in queste ore, direi che sarebbe il caso di proteggersi veramente, anche perché per proteggere l'Italia dal rischio di cyber significa anche, dall'area cyber, significa proprio evitare che il nostro know-how o le nostre brevetti o le informazioni e tutto quello che riguarda le aziende italiane vengano regalate all'estero. E quindi benvenga questa manovra, di cui tra l'altro vi avevo già anche parlato. Ok, passiamo all'estero. Qui abbiamo Ron Johnson che dichiara di avere le prove. Ma va, però va bene, 12 giugno, quindi 2 giorni fa, che l'assalto al Campidoglio è stata una trappola, è stato tutto macchinato, fatto volutamente, eccetera. Anche questa è un'informazione che probabilmente tutti voi sapete, o comunque chi mi segue ormai lo sa, però la cosa rilevante in questo caso è effettivamente come posso dirvi, qualcuno di importante come Ron Johnson a livello del Senato riesce a
raggruppare le prove e non solo ad avere le prove, ma a mostrarle senza venire zittito, dicendo che in realtà c'è stata questa trappola. Ovviamente molti ancora lo negano, però stiamo andando sempre più avanti nell'evidenza di quello che veramente è successo. Questo ve lo raccontavo prima: Brasile, migliaia di motociclisti senza mascherina al raduno organizzato da Bolsonaro. C'era anche Bolsonaro, come vi ho detto, senza mascherina, che si è preso la multa. Va bene, comunque c'era tantissima gente, tantissima, tantissima. Eccolo qua, presidente Donald J. Trump parla al MAGA Frank Rally nel Richmond, Wisconsin, che vi dicevo, in contemporanea praticamente. Questo qua è Lindell, il re dei cuscini, perché si chiama My Pillow la sua azienda, per questo. Comunque si sta muovendo sempre in maniera importante per divulgare informazioni ed evidenziare quanto la politica di Trump abbia cercato di aiutare l'America e quanto il Deep State vada distrutto, in sostanza. Ok, questa novità ve la riporto, riguarda questa scoperta da parte di un gruppo di fisici che parla del termination event. Lo afferma Scott McIntosh, un fisico solare presso il National Center of Atmosphere Research. Dice che questo evento è molto vicino ad accadere, fa vedere come l'elettromagnetismo, vedete queste bande, quella rossa e quella blu, l'elettromagnetismo nel momento in cui arriva molto vicino viene annichilito, cioè terminato, termination event, cioè si azzerano, si annullano. Questo dà inizio a un nuovo ciclo solare. E a seconda di, i cicli solari sono di circa 15 anni, 10-15 anni, più sono corti, avvengono velocemente, più si dice il Sole è più potente nel ciclo successivo. Più sono lontani, quindi 15 anni, e più l'energia è bassa. C'è un articolo che lo spiega, l'evento di chiusura sarebbe il termination event tradotto, scusate, purtroppo così, spaceweatherarchive.com è il sito, e lo spiega. Spiega proprio quello che vi stavo dicendo io, vi fa vedere ogni volta che c'è stato questo ciclo, quindi ogni circa 12 anni, tra i 10 e i 15 circa. Questo qui è il 2025, che c'è questo termination event che secondo McIntosh sarà importantissimo, perché c'è proprio questo annichilimento elettromagnetico, per cui dopo potrebbe esserci una situazione del Sole completamente diversa. Molti dicono che non è vero, lui dice evidentemente sono un eretico, ma io sto dicendo qualcosa che secondo lui ha delle serie prove. Questo va in linea in realtà con quello che dice Giuliana Conforto e quello che dicono altri fisici, che in effetti sono tutti considerati eretici, che sta succedendo anche a livello cosmico, anche a livello del sistema solare, qualcosa di particolare, un grande cambio epocale, che è lo stesso che molti di noi percepiscono e vedono nella realtà materializzata degli eventi. Ok, poi Danimarca, qui siamo in Danimarca, qualcuno diceva, si parlava del Green Pass, qui viene detto che sarà eliminato gradualmente fino al 1° ottobre, nessuna menzione alla sua abolizione. Quindi siccome qualcuno aveva urlato alla vittoria sull'abolizione del Green Pass in Danimarca, si dice no, si dice solo che viene fino al 1° ottobre eliminato gradualmente, dopo, ma non c'è nessuna clausola di decadenza, un'eliminazione graduale di 4 mesi offre l'opportunità di un'estensione futura. Quindi bisogna vedere che cosa succederà. Attenzione a non urlare vittoria troppo presto. Sappiate che la Scandinavia, ve l'ho già detto una volta, in apparenza sono paesi molto avanzati, liberi, indipendenti, eccetera, ma ricordatevi che certe sperimentazioni sono state fatte proprio lì prima di altri posti, compreso il chip sottocutaneo, eccetera, eccetera. Non crediate che siano così liberi e così svincolati. Non è così, e ricordatevi sempre che i personaggi importanti legati a una certa elite si vanno a nascondere di solito e vanno a stare nei paesi meno evidenti, e quindi diciamo che la Scandinavia è uno dei candidati d'elezione da questo punto di vista. Ok, allora un attimo che mi sposto perché non riesco più a reperire. Ah, ok, prossimo articolo.
Non si sposta più. Oh, ok. Qui siamo alle elezioni americane e ai riconteggi vari di cui vi dicevo. Il giudice ritarda le deposizioni degli operatori elettorali della Georgia, Rudy Friedman e sua figlia, Sheamus. Questi sono quelli che vi ricordate che avevano cacciato via nella contea, mi pare di Fulton, contea di Fulton, erano stati mandati via tutti gli operatori, tutti quanti, e poi dalle telecamere si era visto che cacciavano fuori da sotto i tavoli delle borse, delle valigie o degli scatoloni pieni di voti già preparati, messi lì e nascosti sotto i tavoli. Ecco, stiamo parlando di questi e anche qui, come vedete, se la stanno facendo sotto, perché il giudice ritarda le deposizioni degli operatori elettorali e fanno paura, perché qui non si sa come possano riuscire a salvarsi dal aver mandato via tutti, aver tirato fuori dei voti che mantenevano nascosti dentro i borsoni. Vabbè, anche qui altre notizie rispetto ai risultati. Ah, ecco, quella che vi ho detto prima, vi dico la data, è di oggi, 14 giugno, quindi siamo proprio sulle freschissime. Anche questa, 14 giugno, di questa mattina, si parla dei risultati della Pennsylvania, che sono anche statisticamente impossibili. Quindi è proprio sicuro che Biden abbia rubato le elezioni, lo sappiamo, ci sono tutta una serie di dati che mostrano come sia follia quella che stanno cercando di sostenere, e va bene. Per quanto riguarda i vari allarmi lanciati, adesso passiamo all'allarme sulla minaccia radiologica, quindi si sta parlando di una centrale nucleare cinese dove si dice che ci sono delle situazioni pericolose, perché la società nucleare francese Framatome ha dichiarato lunedì di avere rilevato un problema di prestazioni presso la centrale nucleare di Taishan, che gestisce in collaborazione con la Cina. Con la Cina e con il centro nucleare del potere nucleare cinese. E praticamente risulta, leggendo, che l'impianto sta funzionando entro i parametri di sicurezza, però è stato rilevato un aumento di concentrazione di alcuni gas nobili proprio nel circuito primario del sistema di raffreddamento, e questo potrebbe dare tutta una serie di problemi almeno a uno dei due reattori nucleari della centrale. Quindi vediamo se adesso dalla Cina abbiamo anche un po' di nucleare, cioè dopo il coronavirus non ci facciamo mancare proprio niente. Intanto l'Unione Europea, la UE, ha bloccato la condanna del G7 della Cina per il lavoro forzato nello Xinjiang. Allora, la Cina sta facendo e ha sempre fatto, io ho fatto due live proprio sulla storia della Cina e il tipo di atteggiamento del governo cinese sulla popolazione, delle cose agghiaccianti, lavoro forzato e di tutto e di più, soprattutto su certi tipi di minoranze religiose, eccetera. Non si può dire niente perché la UE dice: secondo quanto riferito, i leader dell'Unione Europea hanno bloccato i tentativi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada di chiamare in causa il Partito Comunista Cinese per l'uso del lavoro forzato nel Xinjiang. Quindi qui stiamo parlando di diritti umani, di tutela dei diritti umani. I leader dell'Unione Europea hanno affermato che l'Occidente dovrebbe concentrarsi su aree cooperative con la Cina, anziché su elementi conflittuali. Cioè, questi qui fanno dei crimini contro l'umanità, torturando, seviziando, facendo di tutto rispetto a quelli che hanno una cultura, un sistema religioso differente, li obbligano ai lavori forzati, prendono gli organi dei bambini, li rivendono, se li mangiano, fanno di tutto e di più. No, ma va bene, dicono quelli dell'Unione Europea, perché comunque dobbiamo non guardare gli elementi conflittuali, ma quelli cooperativi. Scusate, è da vomito questa cosa. Ovviamente hanno messo la foto della Merkel, che aiuta a vomitare. Va bene. Qui, allora, l'ultimo, non mi sa che mi si è aperto male, quindi... Ah no, era questo qua. Il presidente parla in una rara conferenza stampa al vertice della NATO, e qui è le sue figure di... le sue brutte figure che vi dicevo quando proprio così come vi ho spiegato prima, anziché dire Siria
dice Libia, dimostrando una volta di più di essere completamente incapace di costruire sia una politica internazionale che un discorso che dei rapporti internazionali. Vedremo adesso poi come andrà, come sarà andato, perché dovrebbe essere oggi, no, non è oggi, forse è domani, comunque l'incontro con Putin, e qui vedremo. Ma non immagino grandi cose, ecco, non mi sembra che Biden abbia una grande capacità dialettica. Comunque, con questo direi che più o meno vi ho dato un'ottica generale delle ultimissime notizie. Resta ancora una cosa di cui non vi ho parlato, ma che ha portato in luce il canale Soquadro di Valeria, sempre se volete il link in descrizione, in cui si parla del fatto che, stranamente, nel secondo richiamo del vaccino viene fuori che questo vaccino è eterologo, e eterologo significa che contiene del materiale biologico vivente. Si parla di eterologo quando voi fate per esempio un trapianto di organi. Quindi può essere dalle infusioni con cellule staminali fino a un trapianto di organo, che comunque deve provenire ovviamente da un'altra persona, da un altro organismo diverso da quello che viene, a cui viene fatta l'iniezione o a cui viene donato qualcosa. Infatti eteros vuol dire in greco diverso, quindi altro, estraneo, quello che volete. Quindi uno si chiede che cosa si sta ricevendo attraverso il vaccino che possa essere definito un organismo vivente proveniente da qualche altro essere, che non siamo noi stessi. AstraZeneca, Pfizer, dovete firmarla questa cosa, tra l'altro. E non è che poi è un dubbio che qualcuno si fa venire, che effettivamente avrei anch'io. Firmando questa cosa non è che poi accetto tutti i possibili scambi, pianti, trapianti di organi possibili e immaginabili. Diciamo che per essere una terapia genica, usare l'aggettivo eterologo lascia un po' da pensare. Vedremo poi, io poi non sono un medico, quindi magari ne riparleremo in altra circostanza con qualche specialista. Comunque resta una delle tantissime curiosità di questo periodo che riguardano l'area di questi benedettissimi vaccini, che tutto sono a sto punto, tranne che vaccini. E anche se fossero vaccini sarebbero in Italia, in ogni caso. Va bene, con questo vi saluto, vi do appuntamento a domani sera, dove ci sarà Roberto Germano con me, fisico che già molti di voi ricordano perché l'ho già intervistato una volta, e tra l'altro insieme a lui e a un filosofo e politico molto importante che si chiama Alexander Dugin farò un evento il 19 di giugno, che poi riporterò registrato, perché è molto difficile riuscire a mandarlo live per questioni di connessione, proprio sull'acqua e Dioniso come relazione con l'acqua, la natura dell'acqua, il significato dell'acqua a livello simbolico, mitologico, archetipico, ma anche visto da questi due personaggi importantissimi. Riguardo ad Alexander Dugin, probabilmente farò anche su questo una live, perché sto leggendo, sto approfondendo il suo pensiero filosofico, che trovo assolutamente importante. Sappiate che a oggi è bandito e bannato da tutti i grandi distributori, in primis Amazon, perché è considerato il filosofo al mondo più pericoloso. Quindi, come mai? Altro termine dato ad Alexander Dugin è Rasputin del Cremlino, perché pare che sia quello che ha, scritto, preparato e pensato la filosofia che sta alla base del pensiero di Putin. Quindi credo che valga la pena approfondire. Avrò modo di confrontarmi e fare questo evento insieme a lui sabato, ma nel frattempo vi preparerò magari una live per dirvi quello che è la sua visione del momento attuale, quello che sta capitando e quello che ognuno di noi dovrebbe fare per superare questo difficile momento di vita. E secondo me
è veramente interessante. Ok, detto questo, sto preparando dei nuovi corsi, dei nuovi seminari che troverete sulla piattaforma talksnow.net. In questo weekend ho preparato anche molte, chiamiamole, pubblicità radiofoniche, per cui qualcosa metterò anche sul mio canale per farvi capire quali saranno i prossimi appuntamenti. Un abbraccio a tutti quanti, buona serata e per chi vorrà ci vediamo domani alle 9:30. Ciao!